evidentemente Mollicone, ma come tutta questa maggioranza, vivono proprio scollegati totalmente dalla realtà, perché c'è un caro prezzi, un caro vita che morde, purtroppo morde da nord a sud, diciamo, allo stesso modo, non solo in alcune zone dell'Italia. Il caro benzina, con la benzina arrivata di nuovo a 2 euro, grazie al governo che ha cancellato lo sconto sulle accise in legge di bilancio. Un caro mutui, sul quale il governo non sta facendo nulla, il Movimento da marzo ha presentato una proposta su questo, non ne vogliono sentir parlare, intanto i cittadini che hanno un mutuo hanno rialzi di 4, 5, 600 euro al mese e non sanno come pagare le rate dei mutui. Intanto mi correggo, l'accordo appena firmato scatta dal 1 ottobre. L'avevo letto giusto, poi mi sono... Sì, ma questo governo è abituato a fare le cose sempre con ritardo. Cioè, l'emergenza c'è oggi, però poi ci penseranno a ottobre, a novembre. Ma non è così. Poi, basta, questo è sul carrello della scusa. Allora, poi, davanti a tutto questo, che cosa fanno? Una vergognosa mancetta da 380 euro, nemmeno per tutti, per fare la spesa forse per 2 settimane, perché evidentemente non sa nemmeno quanto costano le cose quando si va a fare la spesa il collega Mollicone, così come la maggioranza. Ma con questa davanti demagogia, a questo, avete dico, un po' sparite, no al salario minimo, anche a 4 milioni di italiani, però che cosa fanno? Allora, Che cosa fanno prima di andare in ferie? Questo va detto con chiarezza. Ripristinano i vitalizi agli ex senatori e aumentano gli stipendi ai deputati. Falso. È falso? È vero o no che avete aumentato lo stipendio? Ai deputati? La vostra è una proposta di lupi, di maggioranza. Dite no al salario minimo, ma dite sì al ripristino dei privilegi. E intanto gli italiani fanno la fame.